Attraverso la storia mi trovo qui ai piedi del Monte Penna, area archeologica della città Ancisa, e vi faccio vedere qui nel fondo valle, a circa 1500 metri, vedete? C'è l'incrocio là, lì praticamente c'è, sì, quella è la strada provinciale e quindi c'è la strada che sale sopra. Adesso vi faccio vedere una cosa. Ecco qui, adesso vedete il transito di... Eccolo qua, vedete? Il transito di un autotreno sulla provinciale. Cammina, cammina. Ecco lì c'è il bivio che conduce qui sopra all'area sacra della città Ancisa. E qui sotto c'è il cimitero, va bene. Io proseguo. Proseguiamo qui. Adesso il vento pian piano sparisce. E questo, noi diciamo Monti, è Monte, diciamo in lucchese. Adesso è chiamato Monte Penna. Qui è tutto un dedalo di sentieri, che c'è stato anche un decespugliamento, forse anni qua ci passavano. Ecco qui, e io adesso proseguo verso questo sentiero, che va a zig zag, però è percorribile. Attraversa un ratto degli antichi terrazzamenti della città. Oh, fammi rimpiccolire, devo rimpiccolire qua. Attraversa un ratto degli antichi terrazzamenti agricoli della città Ancisa. Vedete? Il panorama è abbellito dell'area circostante, quindi abbiamo il sole. Le montagne, si sente il vento di tramontana, qui ci sono ceppaie di carpine bianco, questo è ginepro dalle bacche rosse, e qui c'è, questa è una, no, sì, questa è una pianta da marena selvatica, sotto c'è una ceppaia di nocciola, vabbè, proseguo qui. Parrebbe scenario, questo è il timo, vabbè, penso che si sa, mese invernale, e qui abbiamo un zig zag,